Buongiorno, buon sabato. Vi aspetto qua. Ho il caffè, anche se lo facciamo raffreddare un pochino perché oggi ancora qui c'è una gran cappa di caldo. Credo che sarà l'Andi, insomma, un po' per il prossimo mesetto. Però vabbè, siamo in estate, ci sta. Anche se vi dirò, poco fa ha minacciato due gocce. Chissà se pioverà ancora perché ormai noi siamo abituati al nostro scroscio di pioggia quotidiana. Quindi se non arriva, poi ci preoccupiamo. Buongiorno, buon sabato. Non mi oso più dire le date perché le sbaglio sempre e quindi non le dico. Buon sabato. Sabato è sabato perché sono in pigiama, quindi assolutamente quello è corretto. Vi aspetto qui. Intanto poco prima del live ho sbloccato di nuovo la ruota, quindi potete giocare ancora se non avete ancora collezionato tutti gli sconti. E intanto noi siamo qua, così vi racconto la disavventura di questa mattina. Questa mattina non ho concluso niente perché volevo fare oggi nel live un album con le foto che ho fatto a Martha's Vineyard nel mio viaggio in America del 2015, ma non sono riuscita a trovare da nessuna parte dove ho salvato i file. Erano ovviamente foto digitali, ho smontato tutte le fotocamere di cui sono in possesso, non ci sono. Se li ho persi è una tragedia perché c'erano tipo 1.000 foto tra New York, Boston e Martha's Vineyard. Sono disperata, quindi ho recuperato alcuni degli scatti e continuerò a salvarmi quelli che ho postato su Facebook. Intanto mi accontenterò di avere quelli, per carità. Poi per fortuna avevo fatto stampare un librone di foto di 300 pagine, quindi insomma in qualche modo le ho, però non avere i file digitali mi turba tantissimo perché insomma al giorno d'oggi chissà in quale backup mi sono partiti. Prima o poi riuscirò a venirne a capo, ma per ora sono solo tanto sconsolata. Buongiorno, ben arrivati. Caffè, è ancora troppo caldo. Una tragedia, sì. Su Facebook ne avevo postate parecchie, però ovviamente non tutte le foto. E poi ovviamente nel caricamento sui social un po' perdono di qualità e già parliamo comunque di foto digitali fatte 10 anni fa, quindi insomma, no, sono disperata e che non so più in quale hard disk andare a controllare. E il vecchio computer che avevo allora, un caro buon vecchio vaio, credo che sia andato nel paradiso dei microchip. Che dire. Buongiorno, vabbè, un paio di scatti li ho recuperati, faccio una cosa un po' più short, un po' più easy rispetto al mega super album che avevo immaginato, tutte le foto, le spiagge, i fan, boh, niente, niente, vabbè, e quindi ho passato la mattinata a fare questo, dovevo lavorare a una grafica simpatica per un gadget che arriverà più avanti, non sono riuscita a craniare mezza frase perché ero talmente arrabbiata per questa cosa qua. Perdi sempre quelle del telefono. Io per fortuna le butto tutte sul cloud e quindi ovviamente rimangono lì da quando gli iPhone, quindi ormai adesso sono parecchi anni, sono tutte lì, sarà tipo 2016-2017, sono tutte lì. E quindi almeno per quello, insomma, non mi preoccupo, però tutte le altre prima, SIG, mamma mia, che disperazione. E quindi ne ho salvate un paio. Avevo tutte le foto di Salem, tutte le foto di New York, di Boston, non ci posso credere. Vabbè, vabbè, buongiorno. Bevo il caffè intanto perché sicuramente mi serve perché oggi ne ho preso uno solo. Come sempre, quando non sono operativa in negozio, riesco a berne meno, mi passa di mente. Poi oggi avevo già abbastanza adrenalina in corpo. Si dice che ho perso tutti i file originali delle foto che ho fatto nella vacanza. Che ho fatto tra New York, Boston e Martha's Vineyard quasi 10 anni fa e oggi cercavo le foto per fare un super mega album con 1.200 flap, foto, bla 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 bla. Volevo le foto di Martha's Vineyard e non le trovo. Tutto bene? Ciao Karma. Ci credo, salvali in ogni dove, in ogni cloud, in ogni lago, in ogni mare. Cioè, mio Dio, le troverò prima o poi, però ho già sdrenato le ultime 3 macchine fotografiche e ho ritrovato adesso quella con cui sono andata a New York e dentro ha solo le foto dei miei lavoretti di quando ero una scrapperina. Sono molto triste. Ricordo perfettamente la cartella su cui le avevo salvate, non credo di avere più il computer su cui quella cartella era salvata. Vabbè, adesso poi ci provo. Smalto chiaro, sì. Sto provando a essere un po' più primaverile, estiva. Questo in realtà è uno smalto che cambia colore
Col freddo diventa violetto, ma si vede veramente poco la differenza. Però non mi dispiace, non so se lo reggerò 15 giorni, a me dura una quindicina di giorni il semipermanente, non so. Se mi stufo lo tolgo. Impegnativo, no, come gli incubi. Salvare le foto sempre. Io da quando ho il cloud mi sento tranquilla, nel senso che sono tutte lì. E quindi da qualsiasi punto vi posso accedere. Quelle ero assolutamente certa di averle salvate in un determinato posto dove ho tutte le altre foto digitali. E big surprise, non ci sono. Quindi potete immaginare il mio sgomento, la mia contrizione questa mattina nel constatare che non ho quelle foto. E quelle foto lì ovviamente volevo usare, quindi ovviamente sono contrita. Niente. CD-ROM, chissà se l'ho mai salvata sui CD-ROM, tolto che adesso non saprei esattamente come leggerlo, un CD-ROM o un DVD. Mio Dio, devo andare alla ricerca del mio vecchio vaio che tanto non si accenderà più. Vabbè, adesso non ci pensiamo, qualche foto l'ho recuperata, ma in realtà non le useremo tutte perché ho in mente di fare una cosina molto, molto easy, però sarebbero state perfette per questa collezione. Martha's Vineyard è un isolotto che c'è sulla costa del Massachusetts, a un paio di ore da Boston, ed è meravigliosa. Io ho avuto la fortuna di visitarla quando ho fatto questo viaggio in America perché conoscevo una ragazza, una blogger che vive lì e quindi in realtà mi ha fatto da tour, mi ha portato a mangiare questa crab cake su questa scogliera a picco sull'oceano, una roba ma manco nei film, splendida. Poi cioè, è proprio il coastal style che vediamo nei film, probabilmente li girano tutti lì, tra Nantucket, Cape Cod, Martha's Hamptons, tutta quella zona lì. Ed era meravigliosa, non credo che mi potrò mai permettere di passarci più di un weekend prendendo hotel lì, perché credo che anche solo respirare l'aria sia assolutamente improponibile. Ma non lo so se le ho salvate lì. Ho ripristinato, figuratevi, tutti gli hard disk vecchi su cui facevo i backup prima di avere il Mac e di usare Time Machine, ma non ho trovato traccia di niente. Quindi sono disperata. Tra l'altro poi vivo in questo momento in un caos in casa importante, quindi che io sia già riuscita a recuperare. Ho recuperato anche tutte le schede di memoria, l'SD, ve le ricordate? Vi ho risvegliato il ricordo. Ho ripristinato un lettore di schede. Ho aperto tutte quelle che ho trovato e non le ho trovate, quindi sono piuttosto disperata. Però almeno mi sono salvata quelle di Facebook. Ho questo librone spesso così e vabbè, caggia fa. Allora, intanto vi faccio vedere che cosa ho preso. Ho dimenticato di mettere nel prodotto contenitore le cornici, perché l'idea sarebbe di usare le cornici per dare risalto alla foto. Ma adesso vediamo. Mi sono presa i chipboard, i blendable. I laser cut a tema mare, ovviamente, perché parliamo, insomma, lì era assolutamente mare. E poi ho preso un paio di carte. Qui, tra l'altro, Martha's Vineyard. Qui c'è Cape Cod. Qui è Boston, insomma, io non so bene da dove sono arrivata. Sono sbarcata a Oak Bluff. Vediamo se c'è Cape Hodge, West Point, e chi lo sa. Sono sbarcata qua da qualche parte, mi ha fatto fare tutto il giro comunque, bellissima. Allora, l'idea è di fare una roba molto semplice, sono un po' contrita, non ve lo nego, però vabbè. Allora, mi piacerebbe tenere un po' di bianco, quindi in realtà vedete che ho preso delle cose che sono chiare. La parte scura la vorrei utilizzare per fare da mattatura alle foto, se poi decido di non usare le cornici. Vediamo. Allora, l'idea sarebbe di fare un piccolo folio, anche solo a quattro facciate, dove decorato sulla facciata principale, sulla copertina, e all'interno si apre e ci sono un paio di foto. Ovviamente un paio di foto semplicemente perché non ho trovato le altre. Ve lo dirò piuttosto spesso durante questo live perché non mi ha irritata. No, no, niente, niente, sono brava a lasciare andare queste cose. Potrei, però, dato che di fotine ne ho un po' più di qua, un po' più di due. Potrei fare due blocchi, quindi in realtà potrei fare una cosina che si apre e si sfoglia su quattro facciate, quindi potrebbero essere due gli elementi che vado a creare. Dovrei avere sia abbastanza fogli che abbastanza foto e abbastanza carta per mattare. Adesso metto qua questo e ragioniamo un attimo sulla... Voilà.
Allora, mi piacerebbe che fosse un 6x8. In realtà, se lo avessi fatto semplicemente 6x8, sarebbe bastato tagliare qui 8, lo piego in due ed ho già un piccolo foglio. Se voglio dargli un pochino di spessore, perché comunque ci farò dei cluster, voglio metterci come si chiamano? Le cornici, quindi ovviamente questi creano spessore. No, no, l'ho presa benissimo, sì, guarda, cioè. Non me la so segnata, non è che adesso vado a scardinare gli armadi per trovare, che non so più dove cercare, però l'ho presa bene, non vi preoccupate, adesso poi ho un appuntamento con unobravo.com e cerchiamo di sistemare questa cosa perché non ne vengo via. Allora, gli diamo un pochino di spessore, dato che voglio fare due elementi, dovrò ragionare su due spessori, quindi posso decidere se tagliare sfruttando solo la dimensione del foglio, e in realtà potrei farlo perché le foto comunque non sono grandissime e ci stanno assolutamente bene in un 6x8. Oppure potrei decidere di tagliare la mia pagina 6x8 e di usare le alette per poter giungere le due parti. Di quanto voglio spessorare? Direi che un quarto di pollice mi potrebbe assolutamente bastare per tutte e due, quindi in realtà se dovessi decidere al massimo sarebbe un mezzo pollice. Come me la gioco? Sono un po' indecisa perché poi le foto grandi, in effetti, se io mi tengo un 6x8, questo viaggio è un viaggio che ho fatto nel 2015, era una vacanza proprio, sono andata a New York, abbiamo fatto 10 giorni a New York e 7-8 giorni a New York, 2-3 giorni a Boston e durante la permanenza su Boston ho fatto questa escursione di una giornata intera a Martha's Vineyard, che è stata meravigliosa, meravigliosa, cioè uno dei posti più belli che io abbia mai visto. Dicevo, se io sto a 6 pollici, le foto che sono qui stanno giuste giuste, quindi se mangio via, a meno che tagliamo la testa al toro e lo facciamo più grande, quindi mi servirà dell'altra carta. Se io lo facessi 8 pollici, no? Che così mi dà anche spazio per decorare. 8 pollici. Facciamo 8 pollici. C'era anche Miranda. Sì, era un viaggio che avevamo fatto insieme nel lontanissimo 2015 e quindi in realtà non avevo ancora l'iPhone. Le foto le ho fatte con una fotocamera digitale, la fotocamera che avevo al tempo, e non sono riuscita a trovare la cartella dove ho salvato le 1000 foto che ho fatto in quel viaggio. E cioè, ricordo anche come si chiama questa cartella. Non so nel trasportarlo da quale computer a quale mi si è perso. Ho riaperto tutti gli hard disk di backup, tutte le tesserine HD sul cloud ovviamente non c'è, sono veramente triste. Vabbè, allora consideriamo di fare 8 pollici. Se la faccio 8 pollici di larghezza, potrei addirittura pensare di farla. Vabbè, ma così è troppo grande. Ora faccio quadrato. Potrei farlo quadrato. È che l'avevo pensato più piccino qui, però la foto in orizzontale altrimenti non mi ci sta sul 6x8, molto semplicemente. Allora, dunque, proviamo. Tagliamo un 8 pollici, che abbiamo detto potrebbe essere la larghezza. Devo stare attenta, non posso tagliarla perché mi servirà una fascetta. Tagliamo un 8,5. Scusate, adesso sto facendo le prove perché ovviamente mi si sono scombinati molto i piani e sapete che io non amo quando mi si scombinano i piani. E qui l'ho il mezzo pollice. Non lo so, adesso vediamo. Ma sono quelle che ci siamo mandate sui social e quindi in realtà la qualità è la stessa che ho da quelle che sto salvando perché sono riuscita a salvarne ovviamente una buona parte di quelle che avevo postato, però sono certa di avere questa cartella salvata da qualche parte. Vabbè, allora, e se facessimo un 8x8? Mi piaceva di più il formato verticale, sinceramente. Ma e se invece di 8 che qua mi avanza, bah. Adesso sono perplessa. Allora, quadrato no, potrei fare un 8 per 9, viene molto grande. Io in realtà volevo mettere una foto per pagina. Adesso sono contrita.
Dunque, se tolgo via un pollice, il mio spazio rimane questo e io ho questo spazio qui, potrebbe anche andare bene, quindi potrebbe essere in realtà un 7 pollici. Che diventa ovviamente 7,5 perché c'è quel pezzettino lì. Per 8. È comunque grande, però better. Quindi la mia pagina sarà così. Questo è il mio cartoncino da 350 grammi, potete usare anche il 260 perché comunque è abbastanza. Però mi piaceva l'idea di avere queste pagine interne perché alcune parti vorrei, molte parti vorrei decorarle semplicemente con i rabon, perché sono una meraviglia questi rabon, quindi. Allora, quindi me ne serve un'altra così. Quindi abbiamo detto 7,5. Abbiamo detto 8, scusate, quanto sei alto? 8, 8. E quindi mi serviranno altri due fogli. Per 7,5. E questa è la copertina. Questo mezzo è lo spessore che mi consente, nel nome e la data. Ma ci ho provato. Guarda, ci ho provato a fare anche questa, quando ho visto come salvava la fotocamera, ho messo le iniziali. Lo so, guarda, sono molto triste. Io credo di dover andare a recuperare il mio vecchio vaio, che sono andata prima a vedere in camera mia e non era dove doveva essere, quindi non lo so. Vabbè, 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 allora. Folio number one, ci serve un folio number two all'interno che avrà invece di un quarto, invece di mezzo pollice, avrà un quarto di spessore, perché così mi consentirà insomma di mettere anche un pochino di spessorato. Ho preso i chip, ho preso le cornici, quindi mi serviranno altri due fogli e dovranno quindi essere 7 e un quarto per 8. Quindi per forza di cose mi servono quattro fogli per fare questa base. Non è proprio il massimo da un punto di vista dell'ottimizzazione della carta, avrei dovuto pensarci prima e stampare le foto un pochino più piccole, ma nel bailame di questa mattina, nel cercare queste foto disperse, ne ho pensato. Vado a prendere altri due fogli di carta. Allora, questi li posiamo qui e abbiamo detto che ci serve 8 di altezza e 7 e un quarto, perché questo avrà solo 7 e un quarto di Sarebbe anche carino in realtà cioè utilizzare un foglio solo, fare lo spessore e usare questa aletta. Facciamo una prova, invece di tagliarlo, vado su 7, piego 7 e un quarto e quindi le paginette potrebbero non essere uguali. Cioè, sicuramente non sono uguali perché le ho tagliate in maniera diversa, però in questo modo uso solo tre fogli e non due. E tra l'altro così diamo anche un movimento diverso. Vediamo un attimo. Questo lo poso qua. Ciao Sara, sei in compagnia? Sei con la piccola? Questo lo ma potrebbe anche essere molto carino. Sì, dai, facciamolo così che questo rimane più corto, che ci dà un movimento diverso. Allora, prima di fare qualsiasi altra cosa, lo monto. Tanto in realtà per mettere i rabon, anche se l'ho assemblato sulla spina, non dovrebbe darmi particolari difficoltà. Le ultime parole famose. Allora, prendiamo il nostro biadesivo. Dunque, questo qui è troppo largo, usiamo questo. Ok. Allora, iniziamo a incollare queste due che semplicemente si devono sovrapporre. Qui poi aggiungerò uno zinzinello di colla.
Mamma mia, Giorgia, pure qua. Ciao. Pure qua. Io, cioè, sono passata dall'essere bardata, calzino, pigiama lungo, maniche, adesso vorrei semplicemente il costume. Vi dico che avevo da fare un... Oh! No, non l'ho pulito bene, guardate, è successo. Questo è quello che succede quando non si pulisce bene il tappo. Adesso la Clay prende un'altra bottiglietta, per fortuna ne abbiamo. Aspettate che la scaliamo dalla quantità. Dal tuo meraviglioso mare, dove sei di preciso? Sono molto triste. Un catino di ghiaccio. Guarda, boh, io di solito ho sempre freddo, però... Ah, tu adesso ti sei incollata così? Vabbè che questa bottiglietta è quasi finita, però... No, sono triste. Perché quando succede questo, tendenzialmente non si recupera più. Purtroppo. Tu sei quello pulito. Allora, aspettate, che comunque io un tentativo lo faccio, però oggi non è particolarmente giornata, quindi potrei fare particolari danni. No, però com'è che ti sei? Dunque, eh sì, sei finito per forza qui. Non l'ho pulito bene e quindi è rimasto incollato qui. Allora, ci teniamo, questo qui è il tappo più fine che io di solito non uso mai perché ne esce troppo poca e non sono pigra e non lo cambio mai, però lo teniamo lì. Questo adesso lo farò vedere a madre, ma tanto secondo me non si recupera. E sono contritissima. Oggi non è giornata, eh? No. Vabbè, adesso lo lasciamo qui. Fatemi solo scalare questa bottiglietta qua perché altrimenti poi mi dimentico e la vendo non avendola in casa. Nell'acqua bollente, non ci ho pensato, grazie. Allora. Fatemelo scalare un secondo. Qui tutta l'espulsione dei backup, non so se si vede. Copio, metti disco, togli disco. La troverò. Nella cartella dove ho salvato tutte le foto non c'è e mi turba tantissimo. Petunia. Allora. Ci provo. No, no, no. Fatto, fatto. Guarda, non c'ho, ho fatto un cicinin di tentativo proprio flebilissimo, visto che non veniva via. Chiedimi perché non so. Che... Ma poi sei riuscita a riusarlo perché potresti dare una super, super, super news a tante di noi. Questo è tipo il terzo che io rompo, perché mi ci sono volute due bottigliette per capire che bisognava pulirlo bene, altrimenti ovviamente quello si incastrava lì. E poi ci sono anche le istruzioni di me sui petunia, che ovviamente io non avevo letto. Però, così. Cos'è il WD-40? Watts, racconta. Già sei riuscita? Quindi acqua bollente. Ah, allora adesso poi, magari in un'altra giornata in cui non c'è questa temperatura, faccio bollire l'acqua. È un'idea, cioè è un suggerimento geniale, brava. E poi cos'è il WD-40? WD mi ricorda il mio hard disk in questo momento e quindi mi rattrista. Però, allora, dunque. Spellicoliamo qui, mettiamo uno zinzinello di colla e cerchiamo di centrarlo qua. Io quindi lo piego e lo centro qua. E dovrebbe essere più o meno. E l'ho incollato al contrario, ma io lo posso girare così. Va benissimo, sì. Ok. Questo è il mio microfolio. La mia idea era di... decorare prevalentemente con i Rabon, perché questi qua sono meravigliosi, sono i blendable, sono molto grandi e quindi in realtà secondo me si prestano benissimo. E ricordo un album di quelli che ho fatto decorando uno dei loro pronti, in cui ho fatto diverse pagine bianche decorate solo con i Rabon e sono venuti una meraviglia.
Scusiamoli un secondo qua, poi ovviamente aggiungeremo dei cut e altro. Dunque, confesso che mi piacerebbe rivestire, è uno spray. Ah, io non me lo ricorderò mai. Non è che magari me lo scrivi sul gruppo, perché sono certa. Dovremmo fare una rubrica, i consigli del gruppo, perché per esempio questa cosa del buttarlo nell'acqua calda o di questo spray, io non lo sapevo, quindi li ho buttati gli altri. Brava. Bellina. Allora, e ho buttato anche la cartella dove ho salvato le mie foto di New York, quindi vabbè. Allora, siccome io ho tante foto di Fari, ci potrebbe stare benissimo una cosa così. Vorrei rivestire questo bordo, con la carta. Allora, mi piacerebbe molto che la carta, che il mood fosse molto chiaro, molto bianco, quindi probabilmente in effetti per le copertine potrei pensare di usare questa. Ok, non in acqua in ebollizione, ma tiepida, certo. Ok, e potrei rivestire il bordo con questa. Il bordo potrebbe anche addirittura essere strappato. Io ve lo dico perché così vi preparate. Quindi posso tirare via tutta questa parte qua e sfruttarla. In altezza ovviamente non mi basta, ma potrei cercare di sfruttare quanto più possibile, oppure potrei farla in legno. Comunque, come vada vada, vabbè, in legno forse riesco tagliando una striscia e poi coprendola con il, però non posso mettere i rabon. Il bordo strappato assolutamente sì, di questo che farà da copertina di qua. Anzi, guardate, tagliamolo già. Allora, tu sei alto 8. Allora. pollici. Allora, diciamo che mi serve un quarto di pollice, un mezzo pollice, anche un zinzinello di più, una tacchina di più per rivestire il dorsino. Quanto voglio che sporga? Io vi direi almeno un 4 centimetri, 5. Io farei anche un 6, quindi sono 6 e 6, 12, più questo è 1,2, potremmo fare 1,5, 1,5, 1,5, quindi potrebbe essere un 13 e mezzo. Cerco di tagliare quanto più precisa possibile per non sprecare tanta carta. 13 e mezzo lo facciamo anche uno zinzinello più abbondante. E adesso faccio le pieghe. Ok. E abbiamo detto 6 e 6, perché poi 6, 12, ok, quindi 6. Lo giro e rifaccio a 6 e dovrebbe rimanermi lo spazio giusto per il dorsino. E fin più grande, ma secondo me adesso piegandolo, poi adesso questo dobbiamo strapparlo. Ok, sì, ci balla un po'. Mannaggissima, bisognerebbe, guardate, lo piego. Gli faccio una pieghetta in più, perché qui lui è rimasto quasi 2, sì, bisogna togliergli un 2 mm, un 2-3 mm. Qui adesso ho esagerato, credo. Sì, la dosca. Sarà un po' lavorato questo pezzo qua, se poi non mi piace lo cambiamo, eh? Ho fatto troppi tentativi. Però, dunque, sì, adesso va, ma sì, lo lasciamo così. Guardate, dato che ho fatto questo errore qua, perché ho sbagliato a fare la piega, faccio una piega che così sembra una decorazione voluta anche di qua. Ed è bellissimo. Adesso strappiamo delicatamente, però strappiamo. Questi li teniamo perché magari poi l'interno
siamo così. Ok, qui dobbiamo decidere se mettere una carta o se lasciare il bianco. Certo che con la carta è tanta roba. Forse mi piace di più con questa, solo che non mi avanzerà mai per fare tutto. No, di questo dovrei prenderne due fogli. Oppure lo lasciamo bianco e andiamo di rabon, decoriamo con i rabon che comunque fanno tantissimo. Allora, io questo quasi quasi lo incollerei, giusto per avere poi la possibilità di rendermi conto un po' meglio degli spazi. Buongiorno a chi sta arrivando adesso. Questo lo faccio semplicemente con la colla. Sì, questa bottiglietta di nuovo è quasi finita. Con la colla così lo posso riposizionare, insomma non mi crea difficoltà. Ok, va bene. Allora, lavoriamo la copertina. Con i blendable. Allora, questa macchia qua, poi sono indecisa se mettere questo, anche se in realtà io ho tutte foto di fari e quindi ovviamente probabilmente si sposerebbe meglio quella. Allora, potremmo anche mettere questa. Ah, l'indecisione adesso. Cosa preferiamo? Questa è stupenda, magari la teniamo per il dentro, certo che farebbe tanto una bellissima copertina, però poi non rispecchia quello che c'è dentro, perché io ho delle foto dei fari, fari, spiagge. Allora, facciamo una provina così, quello non ci sta perché ha già questo, lo sfondo. Ah, ma ce l'hanno tutti. Perfect. Quindi in realtà bisogna solo decidere quale dei due fari, se voglio mettere il faro. Mettiamo questo, dai. Poi quella macchia troviamo il modo di usarla poi. Allora, questo lo metterei, e poi qui useremo i chipboard per le paroline. Mettiamo questo qua. Delineiamo. No, quello più piccolo. No, l'altra misura, no, questa, sì, questa qua. Scusatemi, questa qua dovrebbe andare. Così. Gli spritz, lui praticamente dice che dopo ogni uso prende il tappo della bottiglietta e lo immerge in acqua, poi lo scuote e lo asciuga. Dice che non lo preserverà per sempre, però aiuta a far sì che si otturi meno facilmente. Poi arriveranno i tappi di cambio. Allora, fatemi solo aprire un attimo qui, no, vedere anche solo questi perché metterò poi cost of living, ah sì, beh, posso farlo anche dopo. Vediamo un secondo di mettere qualche altra decorazione e io volevo i gabbiani, tanto costal, vediamo se c'è qualcos'altro qui che mi si adatta a essere messo qui. No, poi penso che integrerò con i chipboard e con i die cut. Però guardate che meraviglia, sono bellissimi. Mi verrebbe da mettere un pezzetto di macchietta qua. Avrei potuto metterla lì, però questa ha un verso perché c'è la scritta, quindi non facciamo cretinate. Decoro poi, decidiamo dove mettere le foto. Ora, qui che c'è questo bel bordino qua, è
il posto perfetto per sfruttare queste strisce. Ora, siccome sono molto arrotolate, noi useremo il biadesivo per fissarle. Io ogni tanto butto via, ma i rimasugli degli strappi sono utilissimi perché si prestano benissimo a essere riutilizzati come elementi decorativi, molto scenici, tra l'altro. Stortissimo, l'ho messo. Shh, non importa, non ditelo alla Germanella. È la prospettiva del telefono comunque che è ingannevole. Qui intanto si è spento il sole. Non lo so, vediamo se si metterà a piovere. Così io devo per forza metterlo storto uguale perché altrimenti si vede. È finita, sì, se la vedi finita, credo proprio che sia finita. Aspetta che controllo sul sito dei negozi. Aspettate che guardo. Intanto che sono qua, sblocco la ruota. Lo dico per un'amica. Allora, scusate, ma ho tolto talmente tanti hard disk di backup. Da voi arriva la pioggia, guarda, ti dico magari perché c'è una, cioè magari che non faccia danni, però Aurora. Vediamo. Arrivo, eh. Ah, in realtà dovrebbero essercene, mamma, posso mica chiederti se mi controlli se c'è la fustella della balenottera? Qui me ne segna ancora qualcuna, se c'è la sposto. Magari il computer qui in bilico no. Ok, qua. Mettiamo le foto. No, tu non dovevi. Ok, mettiamo le foto. Decidiamo dove mettere le foto. Allora, io ne ho un po' e un'idea che avevo era di metterne una in verticale. Ne ho un po', ma non sono tutte. Lo so, Germanella, lo so, lo so. Allora, questa potrebbe in realtà stare benissimo qui, ma io ce la vedevo bene qua, incorniciata dalla cornice. Allora, un attimo. E poi con una mattatura, infatti ho preso più carte che avranno lo scopo principalmente, insomma, di aiutarmi a far risaltare le foto sul bianco. Se riesco a disincastrare questa, allora così e così. Quindi qua con sotto una carta pattern che la porta fuori, ma it's not over. Tipo due di queste e due fotine piccole. The beach e la casetta. Ah, questa è troppo piccina. In qualche modo la si sta. Queste non ho pensato, che ho tolto i bordi e ho fatto danno. Vabbè, mettiamo le due centrali per forza di cose. Allora, intanto tagliamo. Ce ne sono. Quante sono? Qui ne ho 10. 10. Vediamo un secondo se ne hanno. Aspetta che faccio un controllo per capire. I fari, Giorgio, pensa che ho perso le foto. Ve l'ho già detto che ho perso le foto di questo viaggio. Sono molto triste. Allora, aspettate che l'azzeriamo di qua. No, no, non serve che me le metti lì, devo E dopo solo. le metto. Ok. Allora. Dunque. Ma lo troverò il vaio. E troverò la cartella. Poi non lavoro più, non faccio più niente, però. Allora, aspettate che conto se ce n'è qualcuna che è già stata comprata e che non ho smistato, perché fisicamente ne abbiamo 10, però sono arrivati, ci sono quasi 100 ordini già, quindi allora. Vediamo solo di non violare la privacy. Dunque, vediamo. Sì, telecarico. Ce ne sono 8 disponibili. Vai.
L'anno del karma. Guarda, lo spero che sia l'anno del karma. Ma le Polaroid poi sono troppo grandi per fare i cluster che avevo in mente. Aspetta che finisco che si aggiorni la pagina della balenottera, che così è a posto. A posto. Spostiamo il PC. Che cosa triste, triste, triste. Allora, tagliamo un secondo questo. Dunque, in realtà credevo di aver fatto una furbata togliendo i bordi, ma in realtà non va bene. Vabbè. Ok. Allora, praticamente ici, comunque è un po' più piccina, e ici. L'idea era fare una cosa del genere. Quindi, foto qui, un cluster di foto invece che di abbellimenti. Quindi adesso immaginate la ferma, questa qui ovviamente, questa qui e questa qua. Questo era l'ingresso di una spiaggetta. Una cosa così. Queste le ho stampate con la selfie, però ho tolto i bordi, ma non ho considerato che la selfie si mangia un pezzetto qua. Nel bordo, e quindi in realtà non mi sono venute della misura giusta. In realtà, quando mi servono così tanto a misura, l'ideale è stamparle ovviamente con l'aggetto d'inchiostro, però ovviamente per pigrizie e cose varie ho fatto così. Allora, vediamo un secondo qui che cosa mettere. Sicuramente voglio la macchia verde con cui stavo flirtando prima. Che a questo punto, se la metto qui, la copro tutta. Non so se sono pronta. Perché potrei mettere questa qua. E poi volevo metterci anche la mattatura, fa finire che la copro tutta. Beh, però deve vedersene. Ma io la metto così e nessuno si accorgerà mai che c'era la scritta. Chi deve saperlo? Così. Raboniamo. Allora, io in questo caso non voglio dare ancora più spessore, ma se volessi dare più spessore, mi tengo come spessore l'interno del taglio del chipboard. Io in questo caso non lo faccio perché non ho tantissimo gioco e ho già anche i chipboard da mettere della collezione con gli abbellimenti che mi sono presa. Però si può fare, si potrebbe fare. Io per ora sto stendendo solo le basi, poi ci sono gli appiccichini, non crediate che sia finita qui la mia fase di abbellimento. Ok, quindi adesso qui ci sono delle macchiette verdi che poi recupererò. Quindi fissiamo la foto. I Rabon sono bellissimi. Cioè, boh. Stavo studiando se riuscire a farne qualcuno, ma mi avete dato un sacco di input in questo periodo per dei nuovi prodotti che potrei lavorare 2 anni, cioè, solo con le idee che mi avete dato. Sono molto fortunata, ho delle clienti super, super carine che condividono idee, spunti e quindi. La mattatura l'ho dimenticata, Giorgia. Brava che me l'hai detto. La sono dimenticata con il rabon sotto. Totally forgotten. E vabbè, sta così. Non importa. Però l'idea era quella. Quindi tu potresti stare qui e tu potresti stare qua. Su questi devo necessariamente aiutarmi con un pochino di spessorato. Io prendo in questo momento per comodità, ho qui. Oh mamma, col bottalico lo abbiamo rovinato questo. La dimentico perché ho uno span di memoria inesistente. Vabbè, cioè, cosa vogliamo farci? Lo farò in un'altra pagina. Lì vedete che non è tagliata bene la foto, ma l'ho fatto un po' apposta per avere un bordo d'appoggio. Scusate, ma sto srotolando questo.
not good. Per carità, stai lì. Che è caduto mentre c'era qua il bottalico. Oh, per carità. Così. Ok. Dunque. Così. L'avevo quasi fatto, perdonatemi. Oggi giornatina così. Allora, posizioniamoci, così copriamo anche queste due personcine che non c'entrano niente. È sparito, ma io ti capisco, sarà in mano lo stesso elfo Scrap che si prende le mie cose. Questo lo attacchiamo qui e adesso ci aiutiamo sempre con un pezzetto di spessorato qua per fermare questa foto qui. E mettiamo qua. E poi questo spazio qui lo decoreremo con gli appiccichini. Però l'idea era di fare un cluster in questo modo. Certo, l'idea era anche poi di mettere la mattatura sotto, ma avevo un solo slot di memoria disponibile. Mi sono solo ricordata del cluster. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Poi vediamo un secondo di riempire le foto, anzi qui una foto orizzontale che potrei mettere potrebbe essere sempre questa del faro che non mi è piaciuto per niente, e qui potrei fare un altro gioco con la carta, qui sicuramente magari la mattiamo, però abbiamo questa carta qui che potremmo usare, ok, potrei tagliarla quasi a misura e qui potrei fare un altro strappo di questa e metterci una fotina più piccola per esempio, o anche solo decorare. Tagliamo questa quasi a misura, vuol dire quindi un 7 pollici, poi magari la strappo, adesso vedo, per 8. Intanto che sto lavorando, comunque volevo dirvi che c'è una squadra dei miei neuroni che sta pensando dove può essere il computer dove sono finite quelle foto, perché poi mi scattano questi meccanismi ossessivi compulsivi che... Ciaone. Ciao Marika, come stai? Incolliamo. Perché sei più piccolo? Perché avrò sbagliato misura evidentemente. Tagliamo via. Quanto sei tu? 7. Tagliamo via qualche millimetro. No problem. Mi si è già... Sì, ormai, figurati, è scattato il trip e ho una serie di neuroni soldatini che non fanno altro che pensare a come poter recuperare, ma solo perché così smetto di rompere le scatole anche ai miei neuroni stessi, eh. Cioè, è proprio una questione di sopravvivenza, credo. Così, sei dritto perché sei più alto, fammi capire perché non dovresti. Ma adesso ci penserò tutto il tempo, Giovanna. Giornata terribile, caldo. Allora, qui si potrebbe prendere un pezzettino di questo, però così... Qui non posso infilarlo qui sotto, potrei quasi infilarlo qui sotto in realtà, un po' forzato, però potrei. Ma queste cose qui madre non lo sa. Allora, tu quanto mi misuri exactly? 13 e mezzo. E questo è 12 e mezzo, bisogna tagliarne un pochino. Allora, ne tagliamo un centimetrino. E vediamo se riesco, devo cambiare la lama, se riesco a infilarla qui sotto ed è perfect. Sì, vado. No, ma non la vedevi, Sig. Allora. Dunque, vorrei proprio inserirla sotto. Perché è molto bello l'effetto. Ok, quindi questa parte qui rimane decorativa, qui posso mettere la foto che a questo punto metterò due volte con questa
e una mattatura più scura sotto. In realtà posso, però questa qui è un po' troppo chiara, posso prendere sempre un pezzetto di questo blu e vedere se ci sta bene mattata due volte. Forse in realtà non tantissimo. Allora, fatemi tagliare. Allora, incolliamo questa sulla foto. Ok. Penso che sia perché è stata disegnata sempre da Katie. Immagino che lo stile comunque rimanga quello. Ma no, dai, sì, ci sta bene. Adesso la rifilo. Questo dovresti essere 6x4. Perfetto. Quindi un 6,5x4,5 e siamo a cavallo. Sei e mezzo, no, sei e un quarto, scusatemi, 6 e un quarto per 4 e un quarto. Ok, ed è volato via. Adesso qui incollo, ma qui metto la colla solo al centro perché poi potrei aver piacere di mettere dei laser cut che sbucano da dietro la foto. Potrei aver piacere, come se ci fosse l'eventualità, l'evenienza che io non voglia farlo. Vabbè, magari per chi inizia a seguirci le prime volte posso ancora apparire come una personcina normale. E lo mettiamo qua. Quindi. Poi la copertina, sì, hai ragione. Così, qua. Qua raboniamo sicuramente. E potrebbe, tu sei in orizzontale, ma sei troppo. Potremmo mettere questo o semplicemente, guardate, la barca, la canoa con le stelline, sì. La canoa non è proprio esattamente una canoa, però avete capito. Questo e vorrei anche questo cavalluccio marino qua. L'hai presa, perfetto, sono contenta. Ok. Dunque, questa proprio i sì. Ciao Rosita, come stai? Ce la faccio, abbiate fede. Infilo lì sotto. Ok, perfetto. Poi le stelline. Io vorrei mettere quelle due lì. Ciao Rosanna. Ok, manca un pezzo. Ah, perché c'era questo pezzettino qui, non me ne ero accorta. Ma guardate, la ricompongo che ce va così. E questa la metterei qui sopra. Ok, cavalluccio marino. Dovrebbero. Guarda sul, ho fatto il prodotto contenitore, quindi dovresti trovarle tutte lì. Cosa posso metterci? Sicuramente troverò qualcosa da metterci. Aspettiamo di aver messo i die cut, perché, scusatemi, i laser cut, perché magari poi riempio troppo. Non è esattamente da me, però. E qui abbiamo due belle pagine vuote su cui possiamo mettere delle foto. Io vorrei qui mettere della carta. Allora. Creerei un gioco tra questa carta, che magari lascerei in orizzontale, e questa. Potrei fare una cosa molto semplice, facciamo degli strappi. Potrebbe anche essere incorniciata a metà con questi di là. Sì, ok. Allora, tagliamo una striscia alta 8. Sta piovendo, credo. Ah, ma il gelato dopo non me lo leva nessuno. 8.
Questo è 7,5-7,5, quindi è chiaro che non è sufficiente. Io lo taglio a metà. 120 mattature, è una soldatina. Wow, la soldiamo per preparare i kit. My God. Allora, qui tagliamo, questo ha un verso, vero? Sì. Quindi 8 pollici, tagliamo un 13 centimetri. Speriamo che ci tolga un po' di afa perché qui ieri oggi ha dato il meglio. Anche se devo dire che ci ha lasciati tranquilli per un po', quindi non ci dobbiamo lamentare. Faremo diventare una cosa così. Ok. Ora, molto coastal. Incolliamo. Così, e mettiamo qua verso l'interno, ovviamente. Ma perché qui ho tagliato 8 e non siete alti uguali? No, adesso ti rifilo perché sei proprio bruttino. Togliamo 2 mm. Improvvisamente hanno spento la luce. Sì. Anche qua è successo questo. Così. Delle carte beluine, bluine, a beluine. Perché fai lavori in super serie ed è super organizzata, altro che quando mi ci metto io. Ok. Lo so che state pensando che è un peccato coprire questo retro, però cioè, bisogna da qualche parte bisogna coprire. Ok, così e così. Ovviamente qui ci va un po' di spessorato. Ce lo possiamo permettere, ce lo meritiamo, una giornata difficile. Aia, le forbici sui piedi. Oh. Così. Tu sei della misura giusta? Sì. Lo mettiamo ici e facciamo la stessa cosa di qua. Così e incolliamo questo a filo. Ok, voilà. E poi questo è il retro che decideremo come coprire, magari anche solo con una decorazione, perché anche bianco non è male. In effetti la copertina l'abbiamo lasciata bianca, quindi se riuscissi, guardate, potrei già farlo, perché sennò poi la vedo difficile. Posso tagliarmi questo prima di usarlo diversamente. Metto la mano sotto semplicemente per fare più presa, perché ci ho messo il biadesivo spessorato, bacchiona, però si è fatto bene lo stesso. Ok, poi sicuramente troverò qualcos'altro da spiccicare lì, eh. Allora, qui che foto mettiamo? Allora, abbiamo questa di una casetta piccolina piccolina, queste due. Se no potremmo avere, o anche questa che è molto bella, di questa spiaggia che potremmo mettere qui, e qui ci potremmo mettere questa. Di questa non ho la mattatura giusta delle cornici, ma vabbè, me ne farò una ragione, intendevo. Qui ci mettiamo poi sempre la mattatura scura, sempre, cioè decidiamo che stavolta me lo ricordo, e qui faremo solo la mattatura perché di questa non ho, no, neanche le cornici secondo le altre. Aspettate che guardo.
a meno che non decida di fare così, e potrei anche fare così, che così ho la cornice solo per quello. Allora, perché le ho incorniciate tutte. Dunque, per fare questo, incollo la cornice sulla foto nella posizione in cui voglio che stia e poi ritaglierò intorno. La lascio un attimo, perché così si incolla e posso poi maneggiare meglio, e incollo questa e così mi taglio anche la mattatura di questa e siamo a posto. Fa molto Dawson Creek. Organizza. Perché così non perde tempo in cose da bimbette piccole. Allora, tagliamo la mattatura per questa, che secondo me potrei riuscire ad avere perfettamente qui. 6 1/4. Non perfettamente, ma ce la facciamo andare bene, così non sprechiamo troppa carta. Ok, e questa qua adesso la ritagliamo. Questa mi servirà invece una mattatura, questo è un 3x4, quindi 3 1/4 x 4 1/4, che adesso mi ricavo da qua. Così. E questa potrebbe essere appoggiata qua, per esempio. Allora, qui c'è lo spessorato, quindi va da sé che sotto qua devo mettere un sostegno per far sì che siano allo stesso livello. Intanto incollo le foto alle mattature. Così. Poi prendiamo dei rotini qua, questi. Tu sei storta, ma tanto. Così li metto, ne metto uno qui e poi piuttosto rinforzo, perché voglio mettere anche gli abbellimenti, quindi ovviamente quelli hanno bisogno di spazio. Qui ne metto magari due, non so se avete sentito suonare. E quindi questo magari lo mettiamo un pochino più su. Ok, e in realtà abbiamo già finito con le foto, ok? Il mio ricordo di Martha's Vineyard. Io sono innamorata di questo posto, mi ha proprio rapito. Ci dovrò tornare, perché a quanto pare ho perso le foto, ve l'ho già detto che ho perso le foto, ma perché magari mi sono dimenticata di dirvelo, eh? Potrebbe essere. Voilà. Però Angela, meno male che speriamo che si porti via l'afa, che era terribile ieri e oggi. No, da te no. Qui, perché io e Angela abitiamo vicine, per quello mi permetto di dirle, qua è stato terribile. Allora, io avevo tenuto delle macchioline verdi, che adesso non vedo più. Marissa, qua. Che vado a spargere dove ritengo. Perfetto. Poi intanto togliamo via le forbici, apriamo tutti gli appiccichini, perché è il momento. It's about time. E questo bello strappo qua, questo però è strappato su tutti e due i lati. Forse non riesco a recuperarlo, potrei forse infilarlo
sotto. Ma io ti ho incollata così tanto, no? No, però non ci azzecca niente. Lo teniamo qua perché non è detto che poi non si possa usare. Allora, apriamo innanzitutto i chipboard. Mettiamo via questo. Questo lo possiamo togliere, le cornici le possiamo togliere perché le foto le abbiamo messe tutte. Anche qua fa tanto caldo. Infatti agogno poi il gelato più tardi, che così mi fa venire un po' di freddo. Ho dimenticato sempre di prendere i ciotolini per distribuire gli appiccichini, ma allora. Questa non l'avevo vista. Bottalico è andato via la sera stessa perché era in tour con una serie di impegni e quindi in realtà è passato di qua solo per un saluto, per portarmi l'ordine. E quindi adesso mi immagino che sia già a casa. Ok, ma guardate questi nodi. Allora, partiamo un secondo dalla copertina. Sono quelli che ha fatto Monica col Polishrink, sono meravigliosi. Ah, sì. Allora, Sandy Stories, Sail Away With Me. Sandy Stories, oh, questo verde. The Simple Life, oh, ad pias, proprio tanto. Il faro c'è già, potremmo mettere una, no, qui, no, magari una farfallina rossa che riprende poi il rosso che c'è dentro. Qui ci sono i granchietti. Qui tu cosa dici? Born to be a beach bum, nato per essere un sedere da spiaggia? Oh, non so se ho tradotto bene. Qui ci sono altre corde, c'è questa rete meravigliosa. Ma questa rete è meravigliosa qua, ma è enorme. Allora, bisogna trovarle un posto. Io qua l'ho incollato proprio stretto stretto e quindi non ci sta. Potrei metterlo lì sopra, però poi mi copre tutto il no. Oh, però non posso non usare quella rete. La mettiamo qui dietro. Un po' sprecata in quarta di copertina. Vabbè, potrei dividerla e farne uscire un pezzetto da qua. Sì, la dividiamo. Ok, finiamo con la copertina che poi mi perdo. Ah, guardate. Una cosa così, poi qui ci sono le tag. Oh, Coastal Living. Qua. Adesso trovo la composizione che più mi piace, abbiate fede. Fiocchetto. No, mi piacerebbe tantissimo usare questi nodi. Vediamo un attimo. Vabbè, cioè, è meraviglioso. Oso qua che prenda anche questo nodino qua. Allora, assolutamente ci servono. Lo inseriamo di modo da prendere anche questo nodo e poi taglieremo l'avanzo appena si sarà incollato bene. Poi questa farfallina io comunque la vorrei mettere qui. Le metto un pezzettino di spessorato per, anche se è già un chipboard. La mettiamo qua. Coastal Living lo attacchiamo così. E qui ci sta adesso qualche macchietta, qualche cosa con i Rabon. Vediamo se ho qualcosa da recuperare. Cioè, per esempio, potrei, ma se prendo pezzi di queste macchie qua, ho paura di fare un po' di casino, ma potrei anche provarci. Forbici. Ciao Romina. Upla. Come va? Dunque. Non vi preoccupate, non sente male. Io voglio prenderne un pezzetto solo qua così. E cerco di fare attenzione che non. Ok. Lo destrutturiamo come il tiramisù. Proprio ne prendo dei pezzetti, vedete?
e conscia che siano proprio solo dei pezzetti, ma l'idea era quella, perché così mi fa un po' effetto macchia di inchiostro e che trovo che sia bellissimo. E tagliamo anche questi, e io trovo che sia meraviglioso questo laser cut, incredibile. Allora, per la copertina potrei fermarmi qua. Vediamo qui, dove abbiamo un sacco di cose. For example. Opi. Staccati. Ok, solo quel pezzettino lì e poi prendiamo un pezzo di rete. E lo inseriamo qua. Come lo fermiamo? Gli mettiamo un po' di colla randomly. Ok, poi non è mica finita. Abbiamo un sacco di cosine da mettere, voglio dire. Qua abbiamo tanto spazio per fare i cluster. Che meraviglia! Sono una personcina felice quando posso fare queste cose, come avete avuto modo di imparare a conoscermi, sapete? Voilà. Guardate. Basta, Cle. Ok. Ah, bene, sono contenta. Faccelo poi vedere. Metto uno spessorato qui e inizio a clusterizzare. Questo magari lo attacchiamo semplicemente qui. Così. Io sono sempre contenta se mi dite che vi do qualche spunto, perché io non invento niente, sono semplicemente mini albumini. Qui ci va un pezzettino di sostegno sotto. Scusate, non ci avevo pensato. Opla. E se li inverto? Sì. Colla qua. Ah, tu sei proprio blu così. Così. Immancabile la farfallina. Basta così in quel punto. Solo in quel punticino lì. Non esageriamo. Poi adesso qua ho tutto il tempo ancora di costruire, fare, disfare. Cos'altro mi offri tu? C'è questo cavalluccio marino che qua direi di no. Qui stavo perdendo un gabbiano che metterei lì. Classical summer. Eh beh, sì, certo, bisogna. Lì, in quel momento lì bastava, ma abbiamo tanti altri spazi. Qua ci starebbe bene una scrittina, in effetti. Potrebbe anche essere solo quella, un pochino spessorata, quindi prendiamo un pezzetto di una striscetta da 6. E lo attacchiamo qui come se fosse cucito. E qua sarebbe bellino. Qui ho ancora un pezzetto di macchietta. Ma lì no. Qui vorrei attaccare qualcosa. Sandy Shaw. Guardate che bello, se ne trovo uno simmetrico. Ce l'avete anche voi la malattia delle simmetrie? Katie, ne abbiamo uno. Allora, The Simple Life. Non sono simmetrici. Potrei quasi farlo lo stesso, però, perché l'idea era di creare una sorta di
Banner, vabbè, quasi non si vede, dai. Che però a questo punto invertiamo come colori. Allora, incolliamone un pezzo. Incolliamone un pezzo qui e questo dovrà sovrapporsi per quanto possibile. Ok. Per questa collezione è bellissima questa collezione qua. E poi si costruisce, cioè gli abbellimenti si costruiscono, cioè, da soli. Io li aiuto volentieri, però. Ok, qua che è tutto ancora easy and wild and free, metterei il cavalluccio. Abbiamo questo gabbiano qua, che secondo me qui è wonderful. Guardate, gli mettiamo un punto di colla qui ed è fuso con le foto, mi sembra fantastico. Abbiamo questa rete. Che però lì non si vede, proviamo a metterla da un'altra parte. Potrei metterla lì, è perfetta. Va, ha trovato il suo posto. Ah, si è bloccato il video. Mi spiace, sono veloce ad appiccicare, per quello che basta poco. Ok, poi. Dunque, qui abbiamo questo rametto qua di palma, però non abbiamo nient'altro di simmetrico. Katie, io ho bisogno delle simmetrie. Come si fa? Qui un tondino. Così. Io vi giuro che la prospettiva del telefono me li fa vedere dritti, poi mi rendo conto anch'io a un certo punto che sono super storti, però. Qui in realtà incollo un pezzetto qua, un pezzetto qua e sta a livello, ok? Vediamo se trovo. Ah, questo qua che cosa mi dice? Sail away with me. Andiamo via insieme, navighiamo via insieme. Lì sopra, striscetta. Con i due pezzetti che sembra proprio filo. Oh, che meraviglia! Mamma mia! Il bigliettino. Lo inseriamo lì sotto. E questo strappato così. Lo inseriamo al contrario, non si vedrà che è al contrario. Ok, e lì sopra, forse un po' too much. No, non mi piace. Il salvagente sulla rete. Però me lo porta troppo in qua, potrei metterlo qua così. C'è anche un chipboard che così ha già il suo spessore. Lo mettiamo in qua così che completa. Poi qui abbiamo un chipboard di gabbiano che potrei mettere qua. Basta, questa pagina è perfetta. Mi servirebbe qualche macchietta. Ho qualcosa di queste blu che avanzano, ma forse qui non stanno benissimo. Ah, ma vediamo negli altri Rabon. Allora, ho conchigliette, questo qui rosso, no. Ho questa barchetta qua, no, vabbè, no. Non mi sembra che ci stia bene niente, ma giriamo. E siamo arrivati a questa pagina qua. Allora,
Qui forse, se metto questa macchia qua, proviamo. Un po' se temo che si perda, però io ci provo lo stesso. Allora, siccome vorrei che ne sbucasse un pezzo da sopra e un pezzo da sotto, senza proprio pensarci minimamente, lo taglio. Qui in realtà me ne potrà servire solo un pezzo così. Prendo il mio bulinetto. Qui è già finito comunque il temporale, volevo dirvi. E va bene che non si sia trasferito tutto, nel senso mi serve proprio quell'aspetto disgregato lì. Questo pezzettino qua lo facciamo uscire da qua. Ah, no, tu ti sei girato dall'altra parte, va bene. Qua. E così lo abbiamo usato per tutte e due e hanno così lo stesso sapore, sono parenti. Ops. Così. Ok. Poi fatemi vedere, qui abbiamo sicuramente anche dei nodi, questo nodo blu. ci va. Ok. Così, ah, qui ci potremmo mettere, guardate, questo qua che è grande e fa tanta scena. E qui questo veliero meraviglioso. C'erano delle barche ferme lì al molo quando siamo arrivati, che erano uno spettacolo incredibile. Allora, qui metterei un pochino di, sì, un pezzettino di spessorato qui, ma userei una striscetta da 2, da 3, perché è piccolino lo spazio che ci rimane, e poi ci aggiungo anche un pochino di colla. Hai freddo e sudi con l'aria condizionata. L'aria condizionata è infingarda, è un falso amico, come dicono in francese, un faux ami. Così, guardate che incornicia la foto, lo trovo bellissimo. Io posso andare avanti ad incollare così in eterno, eh? Cioè, è che a un certo punto, striscetta qua, qui prendiamo quelle da 6, sì, da 6 mm. E la mettiamo qui sopra. Ok. Così. Qui possiamo tagliare adesso, immagino. Così. Ma guardate che meraviglia questi nodi, cioè, ma sono stupendi. E come posso sfruttarli questi due pezzi qua? Ci sono dei fiocchetti. No, non riesco a sfruttare. Vabbè, vediamo. Io anche io sto andando col deumidificatore per ora. Finché si può, ci provo. Set sail. Ah, tu saresti stato un bellissimo cluster se mi fossi accorta della tua esistenza prima. Pazienza. The boat life. E questo lo facciamo, lo incolliamo, gli mettiamo un tondino. Guardate, lo attacco qua. Così sta a livello, ma sembra che penda da lì, un gabbianino. Mi ci va qualcosa di rossiccio qui. Sì,
Se ci metto questo mi copre quello e non sono contenta. Vediamo un attimo, c'è questo fiocchetto. Così, vediamo se tra i chipboard c'è qualcosa che magari. Mettere questo qui dietro, una bussola, come vediamo. Beh, qui questi potrei metterli assolutamente. Dunque, andrebbe meglio di qua, ma di qua è già too much. No. Resisto, vediamo se ho qualcos'altro qui che posso usare. L'ancora, i granchietti, beh, quest'ancora qui magari potrebbe stare bene lì. Abbiamo finito l'annuvo. In realtà qua mi manca qualcosa, c'è ancora qualche farfallina che posso mettere, c'è un timone. The pigeon, too big, c'è la canoa, no, non metterei nient'altro, però fammi vedere qua. Vorrei un tocchino di rosso. Senza arrivare ad avere tutto questo rosso, perché è un po' troppo. Questa tag è troppo grande. No, niente. A meno che non destrutturiamo questa. Sì, che così riprende il rosso di là. Però questo è un problema mio, del matchy e del coordinare. Quindi non ve ne curate. Avrei anche potuto fare qualche macchia rossa e lì abbiamo ancora quella macchia rossa meravigliosa. Ok, e qui c'è il retro, un cavalluccio, ma ci sono i granchietti, ma no, I don't like it. Lascerei così e qui. Qui in realtà forse potrei sfruttarla questa parte qui, molto a ridosso di questo, anche se ho paura di non. No, questo l'ho incollato abbastanza. Potrei in realtà ritagliare questo e inserire questo qui. Non so. Oppure vediamo che nodini mi sono avanzati. Vediamo questo. E questi sono meravigliosi. Ma guardate, questo lo mettiamo assolutamente. E poi cambiamola per domani, bisognerà cambiare la nuvola. Teniamo i tre nodi qui. Qua, allora, potrei anche mettere semplicemente il cavalluccio marino, questo qua. Qui sopra, anche se è sospeso così in aria. Allora, facciamo un tentativo brutale con questo Rabon. Beh, ho questo, però questo andrebbe messo così e non ci azzecca niente. No, facciamo questo tentativo qua. Allora, non mi dite niente. Questa non ha sofferto, non vi preoccupate, tutto ok. Ah, non è proprio comodissimo una volta che l'album è tutto decorato, perché ovviamente non è in piano, però. Così. Guardate che viene fuori da lì, però
poi potremmo aggiungerci sì un timone, magari ce l'abbiamo nel chipboard. Adesso tagliamo qua. Tagliamo qua. Questi nodi sono stupendi. Sì, non è successo niente, Manuel. Non hanno sofferto, te lo giuro. I promise. Poi, dunque, questo l'abbiamo usato. Chissà se ho qua un timone tra i chipboard. Che ho questo. Ah, no, è insieme a questo. No. Io strappo e taglio, e se venite ai corsi a volte taglio per voi, se voi tentennate a farlo. Cioè, ci sono testimonianze, magari non particolarmente felici, ma lo faccio. Non bisogna pensarci troppo. Vi perdete la parte di divertimento se ci pensate troppo, perché poi alla fine questo è quello che deve essere divertente. Se perdiamo di vista il fatto che deve essere una cosa super rilassante, super, che ci deve mettere a nostro agio e che non dobbiamo vivere, ci mancherebbe, con l'ansia da prestazione del fare una cosa super figa, super fotomodella, va bene, ho finito i timoni. I due remi che vi ho fatto vedere fino a 2 secondi fa. Vabbè, saranno andati a finire insieme al pannellino che cercava Cristina, no? Vabbè, non ci sono più. Pure non li ho incollati perché alla fine non mi piacevano. Ah, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Che comunque sembrano due calici. Ma non ci stanno bene. Vediamo uno di questi. Linee storte anche di quel che. Allora, anch'io le vedo, ma purtroppo per la posizione in cui ho l'accrocchio del telefono, che siccome l'iPhone è molto pesante, e in realtà anche se ho messo l'appoggio parallelo, comunque lui sta storto e non è parallelo al tavolo. Quindi a me sembra di incollare abbastanza dritto. Non ho come dire, la presunzione di incollare perfettamente dritto, ma a me sembrano dritti. Poi mi sposto e fa schifo. Vabbè. Vediamo un secondo. Favorite place. Potrebbe essere una roba così, con un fiocchetto magari. Abbiamo il fiocchetto verde. Abbiamo il fiocchetto. Ah, possiamo provare il fiocchetto verde. Il timone. Dov'è? È qua, vediamo. Potremmo anche fare una cosa così che però non si vede. No, preferisco mettere questo, Favorite Place, che ci dà ancora un po' di sentiment. Avrei dovuto mettere il timone prima di mettere i fiori, perché con i fiori adesso viene coperto tantissimo. No, questo non ci sta. Allora, qui ho queste macchiette che sono avanzate, chissà, ma secondo me si sono girate e quindi non riesco. No, infatti si sono girate dall'altra parte e non si riesce più. Allora, giriamolo. Posso aggiungere qualche cosa? No, credo di no. Mi sembra già bello così, nel senso non lo appesantirei. Non ci stanno tutte e due. Mannaggia. Allora, apriamo. Beh, comunque, anche stavolta è clean and simple un'altra volta. Qui mi manca qualcosa di rosso, ma se volessimo nascondere una. Guardate, così, un tocchino, perché c'è un po' in tutte le pagine e quindi ovviamente questa era un pochino scompagnata. Sto guardando se ho qualcosa ancora che possa stare bene lì, però vi direi di no. Ah, guardate questo. Ah, tu ti sei staccato brutalmente? No. Ok. Poi, ah no, qui è tutto spessore.
Sì. Esagerato un zinzinello. Allora, il timone, però potremmo farlo uscire tipo da qua. Qui abbiamo già un fiocchetto, cavalluccio marino, no, rabò, non ne metterei altri. Se ci avessi pensato prima avrei clusterizzato un pochino di più. Simmetrici sul... Ah, sì, hai ragione, amica delle simmetrie, meno male che sei venuta tu a darmi un... Brava! Brava! Così? Oppure che guardano in là. Aspetta, sì, adesso li incolliamo. Grazie! È un'ora che voglio sistemare questi rami, questi remi e non trovavo. Thank you so much. Così. Genio. Così. E adesso troviamo. Lì si asciuga la colla, non vi preoccupate, ovviamente rimarrà trasparente. E dobbiamo trovare una cosina sottile da mettere qua. Fatemi guardare che cosa possiamo avere che possa stare in in quel dorsino e che abbia senso messo in verticale. Vediamo un attimo se ho qualcosa qui. Ci sarebbero... mannaggia. Così. Devo trovare solo qualcosa da mettere qua. Se avessi avanzato una scrittina, le ho usate tutte. Peach Life. Ditemi che non è perfetto. In inglese questa roba qui la direi, avrei detto, it just comes together. E si è creato da solo, cioè si sono mescolati da soli gli ingredienti con l'aiuto di Lorenzo, l'amica di simmetria, ma così è perfect. Absolutely perfect, sembrano fatti per stare qui, così, beach life. Ok, adoro, adorissimo. Too much. Sto guardando se ho delle possibilità di appiccico. Too much. Perché mi spiace, ho avanzato un po' di appiccichini, però vabbè. Direi che posso ritenermi felice. Questa mi sembra un po' vuotina. Non posso metterci un'altra barca, un altro faro. Le tag, che sono bellissime, che sono all'interno della confezione di Cibor, sono un po' troppo grandi per questo tipo di... not so very happy. Vediamo, adesso studio lì perché c'è lì mi sembra un po' vuotino. Servirebbe qualcosa che esce da dietro, ma questo è che me ne ha messo solo uno e non mi ha messo il simmetrico e sono un po' in difficoltà. Lì si nasconde. Ma mi sembra un po' eccessivo qua, Cle, no? Cioè, piuttosto potrebbe stare meglio di qua. Mi serve qualcosa qua. Non so bene cosa. Il granchietto. Allora, il granchietto ne avevo staccato uno. Aspettate che potrei... No. Scusate, questo lo sposto di qua. Allora, la stella marina, che è gigante. Potrebbe fuoriuscire da qua, un pezzettino, e il granchietto, se non ritrovo, c'è anche questo che è too much, però avevo staccato l'altro granchietto prima. A questo punto il granchietto lo metterei lì, è un po' cringe. No, lì ci mettiamo questo, cioè dai, è un po' cringetto. E questa la incolliamo. Guardate, così che abbraccia la foto.
Il granchietto potrebbe essere messo qua volendo. Così. Mi spiace non essermi resa conto dell'esistenza di questi prima, perché qua sotto, per esempio, questo ci sarebbe stato very, very well. Però vabbè, tanto in realtà si sarebbe confuso, non avrebbe avuto l'effetto, insomma, che volevo. Eh no, tu sei proprio incollato, incollato. Allora facciamo così. Ok. Too much, eh? Ok, me lo sono detta da sola. Me lo sono detta da sola. Questo mi dispiace non aver trovato posto dove sistemare. Perché per un rametto che mi ha messo. Ma abbiamo finito le pagine, Clelia. Ne hai fatto uno piccolo perché hai perso le foto. Adesso, scusate, ma devo sistemarlo questo. E lì sei proprio sfigatino, non ti vede nessuno. Ma dai, lo mettiamo lì dietro. Cioè, è bellissimo, guardate la delicatezza di questi rametti. C'è anche uno stamp. E adesso mi fermo perché basta. Si è stortato un remo. Adesso lo. Mi si è portato via un pochino di carta. Mannaggia. Al limite gli diamo una passata con un distress. Avrei dovuto usare i punti di colla per quelli, perché così sarebbero rimasti fermi. Allora, ho finito. Sì, ho perso le foto. Porca paletta. Puliamo bene questo perché l'ho rotto. Questo è quello rotto e questo qui è quello nuovo. Va pulito bene perché altrimenti. Opla. Così. Perché non mi sono per niente contrita per questa cosa delle foto. Perché le foto io perdo un sacco di cose ultimamente. Perché in realtà nella vita ne ho perse proprio poche. Cioè non era mia abitudine perdere le cose. Poi da quando ho iniziato a fare scrap si sono un po' rivoltate le cose in my life. Però proprio le foto, porca palettina, non va bene. Mettiamo via i chipboard avanzati. Così. Una striscia di carta. Ma non ci sta bene. Lì dovrei proprio trovare un blu scuro con cui ritoccare brutalmente. Però adesso, vabbè, lo lascio così. Non importa, però in realtà se volessi tacconarlo, perché qui la striscetta non ci fa niente, o mettiamo degli enamel, ma uno qui e uno lì non hanno molto senso, è difficile, cioè è stato un brutto, quello è un brutto errore da tacconare, cioè un brutto problema da tacconare. Allora, mettiamo via le cosine rimaste. Che in questa bustina non ci staranno mai, ma poi noi le mettiamo in un'altra busta. Ma adesso i rami sono incollati. Se lo sposto, poi mi rompe la carta anche di là. Guardate, per come sono fatta io, è meglio che rimanga così, perché poi qualsiasi cosa vada a fare per cercare di migliorarlo, 99 su 100 creo altri disastri. Ah, mi era avanzato questo. Sail away with me. Lo metto nella bustina. Allora. Poi, qua sono avanzati questi, ma tanto me ne servirà uno un pochino più grande perché questi non è che li posso piegare. Li metto nella busta che ho delle cose della Willow. Li trovi come Rub On. Tendenzialmente adesso troverai quelli della 49 Market. Che è quella che ultimamente ce li ha fatti amare e scoprire perché ne ha fatto in mille declinazioni diverse. E poi molto molto belli ci sono anche quelli di All in Create, sono ovviamente due stili completamente differenti che si utilizzano in modo un po' diverso tra di loro, intendo, però sono bellissimi e sono tutti di ottima qualità. Adesso metto via le carte e vi faccio vedere e ve lo rivediamo un attimo insieme. Voleva essere un album con tantissime foto perché figuratevi, a Martha's Vineyard ne ho fatte una caterva.
Ma le ho perse. Anche Simple Stories, è vero, hai ragione. Da quando ho iniziato a lavorarci, Katie ne ha fatti anche diversi. Brava, me li ero dimenticati. Sono un po' più piccoli, sono in meno varianti. Generalmente le collezioni di Simple Stories ne hanno una variante sola. 49 Market ne fa in genere almeno un paio. E All in Create è uscito con, mi sembra, 9 design di Rabon diversi. Mi sembra che siano 9. Potrei sbagliarmi, però, perché sapete che ho i conteggi. Comunque, continuo ad avere problemi. Allora, un ricordo di Martha's Vineyard, di quando ci sono stata nel... E tu ti sei staccato? Ma forse non ti avevo mai attaccato, adesso vediamo. Di quando ci sono stata nel 2015. Ho tediato tutti e ammorbato tutti nel live di oggi. Perdonatemi perché ho perso il file dove ho salvato le foto della fotocamera che ho fatto in questo, delle foto che ho fatto in questo viaggio. Quindi ho ricavato quelle che avevo postato su Facebook a suo tempo e ho stampato un paio di quelle. Se le ritrovo, giuro che rimediamo. Cioè, se le ritrovo, sarò talmente tanto contenta che farò una collezione a tema costal, ve lo dico. Voilà, una macchia con un Rabon. Che dici che si vede? Potrei provarci con quella rossa. Potrei provarci con quella rossa. Vediamo. Allora, e qui non è pari. E dire che li avevo pareggiati. Vabbè, questo mi verrebbe voglia di rifilarlo, ma non lo farò. Non vi preoccupate. Faro, faro, il porto, la spiaggia. Ah, qui è la foto, scusate, stavo dicendo, ho sbagliato così tanto. Tu ti sei capottato, caro amico Fritz. Quel fiocco verdino non l'avevo usato alla fine. Vero? Perché non l'ho trovato. Ho visto, visto, queste luci. Cioè, è piccolo piccolo, quindi ovviamente... Questo non l'avevo messo alla fine, vero? No, perché non ha neanche il segno della colla, quindi non l'avevo messo. Lo metto via. Ripulisco questo, prendo un secondo i Rabon e seguo il suggerimento e proviamo. Magari raboniamo due piccole macchie rosse, che con la copertina comunque hanno senso. Aspettate. Allora, la macchia rossa è ICI. Allora, chi è che me l'ha suggerito? Rosita? Cioè, hai vinto. Master di Tacun. Cioè, brava, io non ci avrei pensato. Bravissima. Va che roba. Perfetto, chi è che me l'ha suggerito? Hai vinto, hai assolutamente vinto tu. Ma di tanto! Fantastico! È un po' vuota, ritieni, ma adesso ci mettiamo qualche macchietta rossa. Io li avevo posati, è colpa vostra. Però, brava! Cioè, ottavo Dan! Bravissima! È quasi come quando Antonietta ha spatasciato la Nuvo sul soffitto, ha superato il maestro. Voilà. C'è proprio un paio di macchiette così, giusto per contornare e riempire. Poi ci serviranno i timbri texture, lo so, lo so. Piano piano, poi se troviamo l'investitore meglio, però piano piano facciamo tutto. Eh? Madosca è stato un suggerimento. Brava! Super Tacun! Allora, direi che va bene così. Purtroppo sono poche foto, ma giuro che se le ritrovo, se ritrovo i file, parte la collezione Coastal per l'anno successivo. Organizziamo un viaggio di gruppo a Martha's Vineyard e via. Vi faccio vedere più da vicino le foto. Sono fatte con una fotocamera digitale che per pur buona, insomma, è di quasi 10 anni fa, quindi la qualità rispetto a oggi non è... E poi sono le foto salvate da Facebook, quindi ovviamente questa è doppia, no, da Facebook, quindi insomma, però è
È un posto che mi è rimasto nel cuore. Questa collezione è bellissima, è la Summer Porch di 49 Market, che in realtà si può declinare a tema estivo anche per. Non necessariamente per il mare, nel senso che ha una serie di abbellimenti che si chiamano by land e sono dedicati, non sono così focalizzati sul mare. Anche le carte hanno degli elementi floreali e un po' vari che possono essere declinati semplicemente per il tema estivo. Triste notizia è che stanno presentando la collezione di Natale che uscirà entro metà luglio. Sì, mi ero dimenticata, il fatto delle foto mi ha portata un po' fuori, quindi arriverà anche quella entro metà luglio, quindi avremo. Il Natale di Vicky no, perché arriverà ad agosto, ma avremo Halloween di Great Paper. No, vabbè, non ci voglio pensare, ci pensiamo domani. È bellissimo, grazie, sono contenta. Se lo replicate, fatemi sapere. In realtà è una cosa talmente semplice che poi volendo potreste fare in n varianti differenti, aggiungendo pagine, aggiungendo movimenti, aggiungendo flap. Io avevo poche foto, perché le ho perse e quindi mi sono limitata a due elementi che mi dessero in realtà otto facciate, comprese le due copertine. Però si potrebbe andare ovviamente a scalare con la spina, partendo da una spina più grande chiaramente rispetto al mezzo pollice che ho usato io, e quindi inserire più elementi. Qui non c'è una copertina, non c'è un rivestimento, abbiamo solo dato un po' il mood della copertina creando questo dorsino. Voilà. Che è semplicemente della carta piegata, tra l'altro con degli errori, perché questa piega qui, che fa tanto carina, che sembra un elemento decorativo, in realtà è un errore. Mintai sono 5 le collezioni? Ok. Chissà se mi danno un prestito in banca. Ma dunque, 5, cioè quella autunnale, quella craft, quella Halloween. Cosa? Perché sono già, hanno sputacchiato fuori le collezioni di Natale? Io non le ho ancora viste perché stamattina ero stata impegnata in ricerche varie ed eventuali. Hanno tirato fuori il Natale? Che periodo difficile. 5, 1, 2, 3, 2 di Natale, quindi Halloween, autunno, craft e 2 di Natale. Poi arriva 49 Market, poi per fortuna Holland Create almeno esce ad agosto. Il calendario dello spavento, non vi preoccupate, lo mettiamo in preordine a inizio agosto. E cos'altro? Il Create Paper con Halloween, uscirà anche Vicky ad agosto, quindi siamo a posto. Simple Stories arriveranno ad agosto, però mi raccomando, se avete messaggio di servizio, se volete preordinare le collezioni di Simple Stories che abbiamo messo in preordine, mi raccomando fatelo, perché a un certo punto chiuderemo i preordini e ordineremo quanto prenotato di modo da essere certi di far arrivare tutti i prodotti che sono stati ordinati. Qualcosina in più in genere di queste collezioni ordiniamo, però mi raccomando, perché poi diventa difficilmente recuperabile, ve lo dico. La collezione, sì, certo, sì, è in produzione. La collezione di Natale a luglio si chiama Pajama Party. Pajama Party Friend. Aspetta, che non mi ricordo più il titolo, aspettate che ve lo dico. Devo fare le prove di stampa oggi, in realtà avrei dovuto farle e mi sono dimenticata. Aspettate. A luglio ci sarà anche di nuovo Tommaso, sì. Vi faccio vedere la copertina, perché ho fatto una modifica al titolo e adesso mi sfugge. Tipografia, cover. Qui ho sempre espulso tutti i backup. Pajamas Christmas Party. Questa è la copertina. Allora, uscirà in una versione piuttosto slim, nel senso che ci sarà il pad di carte, un rivestimento, vellum acetato, sticker, chipboard un po' di più rispetto a quelli della release, nel senso che è un pacchetto un po' più consistente, il foglio di sticker 12x12, gli enamel, il washi, i puffi e magari per Natale facciamo timbri e fustelle, così non appesantiamo troppo. Anche perché non sono riuscita ancora a lavorarci, perché sulle fustelle volevo fare una roba, ma non ho avuto tempo. Portate pazienza quest'anno, ma lo dico tutte le volte, sembra una scusa, ma me ne capita una dietro l'altra e in realtà non riesco a stare dietro a tutto. Quindi, questa uscirà in una versione relativamente slim, che quindi, e tra l'altro di questa collezione qua, ecco, magari approfitto e ve lo racconto. Proviamo una carta nuova per due motivi. Innanzitutto, perché la carta su cui stampiamo di solito sta diventando un po' difficile da trovare.
E non vorrei ritrovarmi d'emblée senza carta, nel senso senza aver fatto una prova su una carta alternativa che abbiamo testato e che ci piaccia. Me ne hanno fatta vedere una liscia, spessa, quindi un bel cartoncino consistente, che era la cosa che più mi premeva. E questa collezione di Natale uscirà su questa carta. Costerà un po' meno. Un altro dei motivi per cui vorrei avere nella manica un'altra carta è perché questa carta che utilizziamo noi, la martellata, che è un po' più pregiata, sta prendendo dei costi, aumenta costantemente e di conseguenza sta diventando difficile mantenerla a un prezzo ragionevole. I nostri fogli singoli costano 1,60 euro, siamo un po' sopra la media, è una carta molto più spessa, molto più pregiata delle altre, quindi lo so che lo capite, però se riesco a far uscire una collezione di Natale e testiamo se ci piace questa carta, se poi ci ritroviamo con un aumento improvviso dei costi che renderebbe impossibile anche gestire il contenimento dei prezzi sia delle carte che degli abbonamenti, o se non la dovessero più fare, perché questa è una delle alternative, è uno dei potenziali scenari che potrebbero presentarsi, almeno abbiamo già provato una carta. Fino a fine anno per i Tails dovremmo riuscire assolutamente a mantenere questa carta qua che abbiamo, però vorrei farvi testare un'alternativa. È bellissima, però ha questi due ordini di problemi molto grandi, che sono innanzitutto l'aumento quasi costante, anche se poco di qualche centesimo, comunque in realtà sulla produzione cuba, perché chi la produce l'aumenta di qualche centesimo, chi la compra per me aumenta ovviamente di conseguenza di N e io devo aumentarlo di N per X volte. E diventa difficile mantenere un prezzo ragionevole. D'altro canto, questa è una carta che dobbiamo sentirci liberi di tagliare, strappare, che non dobbiamo aver paura di usare per sbagliare. Io la amo quella carta lì, quindi mi piange un po' il cuore, però sappiate che con questa collezione di Natale facciamo questo esperimento, quindi il pad costerà un po' meno, anche i fogli singoli costeranno un po' meno e vediamo se ci piace. La testiamo insieme. A me hanno fatto vedere dei campioni ovviamente non stampati e non mi è sembrata per niente male, nel senso che io ho piacere che sia piuttosto consistente tra le mani, che possa fare da copertina se serve, che non abbia bisogno di mattatura a meno che non ce ne sia la volontà di mattarla e vediamo. Questa uscirà tra fine luglio e prima settimana d'agosto, come sempre. Sicuramente per fine luglio vi metteremo il preordine se non ce l'abbiamo ancora in casa, ma sicuramente dovremmo riuscire a coordinare il tutto. È già in produzione in Cina, quindi insomma, gli abbigliamenti intendo sono già in produzione in Cina, quindi non dovremmo avere grandi difficoltà. E ci teniamo un'alternativa che mi crea un po' d'ansia al pensare che un domani mi dicono: sai, la collezione di novembre-dicembre non c'è più la carta. In che senso? Dicono che per almeno le collezioni di fine anno dovrei riuscire a stamparle senza problemi, però monitoriamo sia il discorso costi che la disponibilità e mi aiutate a fare questo test. E d'altro canto il periodo comunque economico è anche un po' quello che è, quindi mi sembra anche una cosa carina e doverosa buttare un occhio su quello che si può fare per contenere i costi affinché tutti possiamo continuare a scrappare in allegria senza dover realmente accendere dei mutui in finanziaria, no? Quindi un'alternativa che possa essere fa più fattibile mi piacerebbe averla e l'occasione giusta era questa di una collezione che non c'entrava niente con i Tails. I calendari dell'evento di Spybenders ad agosto, quando mi confermano l'ordine, vi trasformo gli ordini di prenotazione in preordini, quindi da quel momento li potete pagare e quando arrivano li smistiamo. Se arrivassero nella settimana in cui siamo chiusi, non vi preoccupate, sarà una delle prime cose che facciamo quando riapriamo, perché mi hanno detto agosto, ma non so di preciso quando ad agosto. Noi saremo chiusi la settimana dentro cui c'è la giornata di Ferragosto, che adesso non ho presente il calendario, ma tanto sarebbe inutile avercelo davanti e poi per il resto siamo sempre operativi, non vi preoccupate. Allora, io adesso vi carico il video di questo progettino qua su YouTube. Aggiorno il prodotto contenitore con le frames perché mi ero dimenticata. Spero che vi sia piaciuto e poi vado ad arrovellarmi sul dove diavolo possono essere i file di queste foto di questo viaggio negli Stati Uniti nel 2015, perché questa cosa non mi darà pace finché non la trovo. La cartella dove ho salvato questi file, mi sono rimasti pochi posti dove guardare, ma vedrete che se domani mattina non mi vedete per le 9, sappiate che sto cercando queste cose. Va bene, grazie mille, buon pomeriggio, buon riposo, buon weekend se non ci vediamo domani. Per chi avesse piacere, domani ci vediamo sempre intorno alle 9 per il live in pigiama e facciamo un'altra card un po' tridimensionale, ma molto molto easy, non vi preoccupate, dovrebbe essere molto facile. Grazie a tutti, buon pomeriggio, ciao ciao!